Sì, allora, direttore, arrivata questa sconfitta, partiamo da quello che è accaduto nel primo tempo, all'ottavo un rigore molto molto dubbio per usare un eufemismo, poi l'espulsione di Drudi. Diciamo che gli episodi questa volta non sono stati a favore del Pescara. Sì, siamo stati sfortunati sugli episodi, però siamo stati molto ingenui perché una partita in 11 contro 11 non l'abbiamo mai persa. Rigore dell'ottavo minuto, senza ovviamente voler mettere in difficoltà il direttore sportivo del Pescara. Abbiamo visto tante proteste anche al termine del primo tempo. Cosa ha detto il direttore di gara ai giocatori? Lui ha visto un fallo netto di Scugnamiglio, invece poi Scugnamiglio rimane lì sul posto, è stato molto più bravo Mora a buttarsi a terra. Però al di là di questo noi dobbiamo rimanere in partita, perché abbiamo la forza di poter pareggiare la partita e addirittura vincerla. Però onestamente in 11 contro 10 la situazione era un po' più complicata, ma è andata così. Al 44esimo del primo tempo, questa ingenuità di Drudi è stato bacchettato anche da Grassadonia nel corso della conferenza stampa. Il giocatore era stato già ammonito, c'è stato questo petto a petto con Mora e c'è stato il secondo giallo. Un'ingenuità. Diciamo che l'ingenuità è stata molto più quella della prima ammonizione, perché onestamente era inesistente. Sulla seconda poteva, visto che ho considerato che la prima era molto leggera, la seconda poteva pure tranquillamente, visto che ho considerato che Amore non l'ha ammonito su quel petto a petto. Quindi le tensioni in campo ci sono, bisogna avere un pochettino di intelligenza a capire che tipo di reazione c'è. Onestamente parliamo di due ragazzi, sia di quel Mora sia Drudi, sono ragazzi molto puliti, molto leali, quindi c'è stato uno scambio di idee, ma onestamente nessuna testata, nessuna, non c'era quasi niente. C'è stata questa reazione un pochettino di Drudi, che onestamente poteva sorvolare l'arbitro. Parliamo della partita, direttore, un Pescara che oggi ha incontrato ancora una volta le difficoltà ormai note per quanto riguarda l'attacco. Sistemata più o meno la difesa, perché anche oggi la squadra ha subito un gol, tra l'altro sul rigore ha rischiato in due o tre circostanze, ma ha tenuto in avanti, le cose non sembrano andare per il verso giusto. Un tiro in porta in 96 minuti. C'è stato parecchie situazioni da gol, quello sì, anche il primo tempo con Masciangelo su cross potevamo fare gol, su calcio d'angolo Gut che è uscito pochissimo fuori, quella di Seter, ci sono state delle occasioni che potevamo fare gol, onestamente, solo che in 10 contro 11 con una squadra così forte non male che le occasioni sono veramente poche, poi i ragazzi hanno lavorato tanto, è la terza partita di una settimana. E rimanere comunque 50 minuti in 10 non era facile per nessuno, però abbiamo tenuto bene il campo e nemmeno loro hanno avuto questa grossissima occasione anche in 11. Prima di lasciare la linea ad Andrea Costantini per qualche domanda da studio, un'ultima considerazione da parte mia. Che effetto vi ha fatto vedere oggi un Asensio così dopo la sua avventura a Pescara nella prima parte di stagione? Ha senso, nella prima parte di stagione nostra non c'è mai stato, quindi è stato sempre infortunato, è normale che è un giocatore importante, lo sapevamo, ma avevamo bisogno di qualche giocatore un po' più pronto, non potevamo aspettare Asensio in quel modo là. Poi il ragazzo onestamente ha chiesto la cessione, non è che noi abbiamo cacciato Asensio, anzi il ragazzo ha chiesto la cessione e noi con molta tranquillità l'abbiamo dato via, perché noi avevamo bisogno di giocatori che sposassero il progetto e di giocatori che vogliono venire a Pescara. Andrea, a te la linea. Sì, buon pomeriggio direttore. Quanto margine c'è di miglioramento per quanto riguarda soprattutto la fase offensiva, visto che la fase difensiva, insomma, con Grassadonia è migliorata e i numeri lo stanno a testimoniare, due gol subiti, uno su un rigore inesistente in quattro partite, ma lì davanti si fa fatica e a segnare, ma anche a costruire palle gol importanti, a essere incisiva, a essere pericolosi, a impegnare il portiere avversario. Quanto margine c'è e dipende solo dal lavoro dell'allenatore o è il caso di chiedere di più ai giocatori che hanno maggiore qualità, Maestro, Macin, Seter, Galano, eccetera? Questo è un lavoro globale, è un lavoro di squadra e di allenatore. Tutti dobbiamo alzare un pochettino l'asticella perché fino a quello che stiamo dimostrando in questo momento qua non basta. Quindi è un lavoro globale che deve fare squadra e allenatore. Però in queste quattro partite che c'è Grassadonia si è vista una gestione di palla sempre migliorando e dobbiamo soltanto avere, te l'ho detto sempre, quel coraggio in più.
quel pizzico di fortuna in più che ci fanno cambiare gli episodi a nostro favore. Ma da Galano e Maestro in particolare è lecito attendersi qualcosa di più, di essere più di impatto anche quando entrano dalla panchina, Galano in particolare? Non era facile oggi giocare, entrare su una squadra che giocava in 10 uomini, onestamente, dopo che hanno fatto la terza partita a maggior parte dei calciatori e dopo che la squadra erano stanchissimi, quindi anche loro subentrare in una partita perché stanno giocando in 10 non era semplicissimo. Hanno fatto quello che potevano fare, hanno dato il loro contributo. Io non sono scontento su come entrano, è normale che da giocatori così bisogna sempre attendersi qualcosa in più, però oggi non era semplice nemmeno per loro. L'ultima per quanto mi riguarda, direttore, oggi alla luce della sconfitta nel finale del Cosenza è più una opportunità persa oppure per fortuna è andata in questo modo? Qual è la lettura che dà lei, direttore? Io non do nessuna lettura, noi dobbiamo vincere, siamo costretti sempre alla vittoria, quindi al di là dei risultati degli altri noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché guardando gli altri onestamente ci facciamo male da soli. Noi dobbiamo cercare sempre di vincere le partite, cioè, sempre cercando di avere un equilibrio, perché noi senza equilibrio noi anche oggi potevamo veramente subire altri gol. Però la squadra anche in 10 ha dimostrato di essere in partita, di essere compatti ed è quelle poche occasioni che ci hanno concesso noi abbiamo cercato di sfruttarle. Siamo stati un pelino un po' più sfortunati delle altre gare. Per chiudere allora, direttore, due domande da parte mia. La prima, abbiamo visto a colloquio con il presidente Sebastiani dopo questa partita, qual era l'umore del patron? Il presidente è sempre dispiaciuto quando si perde, soprattutto in questo modo. È normale che una persona che comunque dedica tanti soldi e tante energie in questo momento qua alla squadra, anche lui voleva vedere comunque un risultato diverso, ma questo è lecito e noi dobbiamo cercare di fare qualcosa in più per tutti. Quindi è rammaricato, perché in una squadra che gioca in 10 contro 11 per 50 minuti contro la Spalla, non dimentichiamoci che la Spalla è una squadra molto ma molto forte, ha tenuto testa e ha cercato di fare quello che doveva fare. Peccato per i primi minuti, che siamo stati un pochettino troppo bassi, questo sì. L'ultima domanda, volgiamo a questo punto inevitabilmente lo sguardo alla gara di sabato prossimo a Lignano con il Pordenone, una gara come tutte d'altronde decisiva, incontrerete una formazione che rispetto alla passata stagione sta facendo meno bene, domani giocherà con il Monza, non è il Pordenone dello scorso anno ma è sempre una formazione temibile. È una squadra forte, una squadra molto equilibrata, una squadra che predice soprattutto il contropiede, che in casa non sbaglia un colpo, è una squadra forte, equilibrata, una squadra da tenere in seria considerazione, ma noi non ci possiamo permettere di avere cali di tensione. Inutile dire che questa gara di sabato a Lignano peserà moltissimo sul futuro del Pescara, perché si va avanti, diminuiscono le partite e diminuisce il margine punti. Di errore. Sì, diminuiscono le margini di errore, sui punti, le partite. Però lo spirito è quello giusto, perché anche oggi non era facile giocare contro la Spal dopo la terza partita in una settimana, anche per loro, però onestamente potevamo fare qualcosa in più, ma giocare in 10 contro 11 per un tempo intero e dopo aver subito un rigore così, onestamente i ragazzi sono stati bravi.